La pace dei santi sia con voi. Domenica 29 maggio 2016, la Chiesa di Rito Ambrosiano celebra la seconda domenica dopo Pentecoste, mentre la Chiesa di Rito Romano celebra la solennità del Sacratissimo Corpo e del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Il 29 maggio la Chiesa celebra la memoria dei Santi Alessandro, Sisinio, Martirio, Martiri e del Vescovo San Vigilio. I tre Santi Martiri arrivano dalla Cappadocia e furono martirizzati in Trentino. Sono Alessandro, che era ostiario, Sisinio, che era diacono, e Martirio, che erano lettore, ancora molto venerati a Trento. Vissuti nel IV secolo, i tre fanno parte della schiera di evangelizzatori giunti dalle comunità cristiane del Mediterraneo per diffondere il Vangelo in quella penisola che era un ponte naturale verso il continente. L'Italia cristiana deve la sua fede anche a santi come loro. Inviati dal Vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, al Vescovo di Trento, San Vigilio, furono arsi vivi davanti all'altare del dio Saturno. Le loro sacre reliquie nel 1997, a 1600 anni dal martirio, hanno girato le parrocchie della diocesi di Trento. San Vigilio è un trentino di origine romana, vissuto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, terzo vescovo di Trento. Su suggerimento di Sant'Ambrogio, Vigilio affida ai tre cappadoci, Sisinio, Martirio e Alessandro, l'evangelizzazione della Val di Non. I tre, che avevano personalmente formato, verranno poi martirizzati. San Vigilio invia le sacre reliquie dei tre a Costantinopoli e a Milano, dove vengono accolte rispettivamente da San Giovanni Crisostomo e San Simpliciano. Un'antica tradizione racconta che il martirio del santo vescovo Vigilio, patrono di Trento, si sia consumato a colpi di zoccolo in Val Rendena. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Alessandro, San Sisinio, San Martirio e San Vigilio. Ed auguri a quanti il 29 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere uno dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, letare, alleluia. Dal santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio in provincia di Como e in vista del prossimo Anno Santo della Misericordia, istituito dal Santo Padre Papa Francesco, che prenderà avvio l'8 dicembre 2015, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, vogliamo oggi conoscere la Vergine Madre quale Madre della Riconciliazione. Da secoli duplice è il carattere del sacro tempo di Quaresima, battesimale e penitenziale. Per questo risuona nella Sacra Liturgia la voce dell'Apostolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio». In modo più chiaro, la Chiesa ha riconosciuto il ruolo della Beata Vergine Maria nella riconciliazione con Dio. Nei primi secoli, i Santi Padri, trattando del mistero dell'incarnazione del Verbo, non di rado affermano che il grembo virginale della Madre del Signore è stato il luogo dove si è instaurata la pace tra Dio e l'umanità. A tale dottrina è mirabilmente conforme il Magistero dei Pontefici. San Giovanni Paolo II afferma: «A motivo della sua maternità divina, la Beata Vergine è divenuta socia di Dio nella stessa opera della riconciliazione». Nel Medioevo, gli scrittori ecclesiastici, riflettendo più profondamente sulla funzione materna della Beata Vergine Maria, la chiamano via di riconciliazione, come pure madre della riconciliazione, per il fatto che da lei è nato Gesù Cristo,
riconciliazione dei peccatori. Afferma Sant'Anselmo di Canterbury: non vi è infatti riconciliazione se non quella che tu hai generato rimanendo vergine. Perciò i fedeli ricorrono fiduciosi all'intercessione della Beata Vergine per ottenere la grazia della riconciliazione e almeno a partire dal XII secolo piamente la venerano con il titolo di rifugio dei peccatori. Ai nostri tempi la Beata Vergine è venerata in molti luoghi anche con culto liturgico quale riconciliazione dei peccatori, soprattutto per opera dei missionari di Nostra Signora della Salette. In vista del prossimo Giubileo della Misericordia, soprattutto nei santuari dove i fedeli si accostano numerosi al sacramento della riconciliazione, invochiamo la Beata Vergine Maria quale madre della riconciliazione e celebriamo l'Eucaristia con l'eucologia proposta dal Messale della Beata Vergine Maria, nella quale si esalta la misericordia del Signore che si estende su tutte le sue creature e si venera il cuore immacolato di Maria, pieno di misericordia per i peccatori. A Maria, madre della riconciliazione, affidiamo tutti i peccatori, soprattutto quelli più incalliti, e chiediamo a lei la grazia di perdonarci e di chiedere sempre perdono.